nasce il nuovo assegno di assistenza per anziani. È un sostegno di 850 euro mensili destinato a coloro che hanno almeno 80 anni e che necessitano di cure particolarmente intensive. I richiedenti devono avere un ISEE inferiore ai 6.000 euro. Questa misura sarà in vigore dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. Ma c'è un ma! La misura sembra l'ennesimo spot governativo. Perché il governo ha stanziato per questo sostegno solo un terzo della somma che servirà per erogarla a tutti gli aventi diritto. Quindi molti resteranno a bocca asciutta perché non ci sono le risorse finanziarie. E come andrà a finire? Chi resterà senza nulla farà causa allo Stato e quindi pagheremo noi contribuenti? Ne vedremo delle belle. Ma procediamo con ordine. Vediamo più da vicino come funziona l'assegno di assistenza per anziani e a chi spetta. Mentre lancio la sigla, iscrivetevi al canale, mi raccomando, abbiamo bisogno di voi. Sigla. Questa è la legge! Questo nuovo assegno è pensato per coprire i costi di assistenza fornita da una badante regolarmente assunta. La misura fa parte di una più ampia riforma delle politiche a sostegno delle persone anziane che rientra nelle iniziative previste dal PNRR e mira a migliorare la qualità della vita degli anziani in Italia. Con 850 euro al mese, secondo il governo, dovrebbe essere possibile retribuire una badante per poco meno di 20 ore settimanali. Ci sono due problemi però. Il primo: le risorse finanziarie allocate per questa iniziativa ammontano a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Con questi fondi si prevede un sostentamento a 24.509 anziani all'incirca. Tuttavia, come vi dicevo, la popolazione target di anziani non autosufficienti in Italia è molto più ampia, stimata all'incirca in 3.800.000 individui. Quindi immaginate quante persone non otterranno il sostegno. Il sostegno, dicevo, è di 850 euro mensili, tuttavia, considerando i costi attuali per i servizi di assistenza forniti da una badante, questa cifra copre molto meno di 20 ore settimanali. E quindi molti anziani dovranno poi ricorrere al pagamento di tasca propria. Infatti il costo per una badante che lavora 20 ore a settimana, inclusi gli oneri contributivi, è di circa 953 euro al mese. Vediamo ora com'è strutturata la nuova prestazione economica per le famiglie degli anziani non autosufficienti. La nuova prestazione si compone di due principali parti. Una quota fissa monetaria pari all'indennità di accompagnamento famosa, che è già esistente per gli invalidi. Questo significa che l'anziano deve essere già titolare di tale indennità, che per l'anno 2024 ammonta a 531,76 euro al mese. E poi si compone di una quota integrativa denominata assegno di assistenza di 850 euro al mese, come vi dicevo. Quest'ultima è destinata specificatamente a coprire i costi per l'assunzione di una badante in maniera regolare da parte della famiglia o per l'acquisto di servizi offerti per imprese specializzate nel settore dell'assistenza. La nuova prestazione sarà introdotta a titolo sperimentale per un periodo di soli 2 anni, 2025 e 2026. Ma cosa accade se l'assegno di assistenza viene prima richiesto e ricevuto dall'INPS, ma poi non viene utilizzato correttamente? Allora, l'INPS ha il compito di monitorare l'utilizzo dell'assegno. Se l'importo erogato non viene impiegato per l'assunzione di badanti o magari per l'acquisto di servizi di assistenza qualificati, allora l'assegno viene revocato. Questo meccanismo è stato pensato per garantire che i fondi vengano effettivamente utilizzati per migliorare la qualità della vita degli anziani non autosufficienti e dei loro familiari. Per accedere all'assegno di assistenza sono necessari alcuni requisiti specifici. Età: l'anziano deve avere almeno 80 anni. Condizioni assistenziali: è richiesto un livello di bisogno assistenziale classificato come gravissimo. Benefici preesistenti: l'anziano deve essere già beneficiario dell'indennità di accompagnamento, misura attualmente riconosciuta solo a chi, oltre ad avere un'invalidità totale al 100%, deve essere nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure deve essere incapace di compiere gli atti quotidiani della vita. Poi veniamo alla soglia ISEE. Il reddito familiare misurato attraverso l'ISEE non deve superare i 6.000 euro annui. La soglia ISEE fissata a 6.000 euro per l'assegno di assistenza, come vedete, è molto inferiore rispetto alle altre misure di sostegno già esistenti, come magari il vecchio reddito di cittadinanza, che aveva una soglia ISEE di 9.360 euro, o magari la carta di acquisti per gli over 65, che ha una soglia di 8.000 euro. Questo evidenzia come la nuova misura sia particolarmente focalizzata sugli anziani in condizioni di maggiore bisogno. Amici, questa è la legge e incrociamo le dita che possa davvero servire a tutti quanti.
Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.